Boys, benvenuti nel penultimo episodio, almeno credo, di Assassin's Creed 4 Black Flag. Negli scorsi episodi abbiamo ucciso gli ultimi tre templari, diciamo, che abbiamo ucciso il saggio e ci ha dato il teschietto, insomma, che fa vedere le persone con il proprio sangue, insomma, avete capito. Se non avete capito, guardatevi gli episodi precedenti. Ora stiamo cercando Torres, quel maledetto vecchiaccio, e dovremmo essere anche comunque abbastanza vicini. Ci sono un po' di navette che mi danno fastidio in questo tragitto, ma noi ovviamente le abbiamo distrutte tutte, senza quel tipo di problema. Vediamo se posso fare un viaggetto rapido, che dite? Beh, io direi di sì, anche perché ho detto che eravamo vicini, ma vicini il cazzo. Dobbiamo andare a Havana, quindi io direi di andare direttamente a Havana. Viaggetto rapido. Ok, abbiamo proprio il punto di osservazione in mezzo a una zona vietata. Io direi che meglio di così si muore. Oddio, ma in realtà forse è tutta la città che è rossa. Vediamo. Azz! Ha paura Torres, dato che abbiamo ucciso Roger, il saggio. Ora stiamo cercando lui, quindi molto probabilmente lo saprà. Ma noi siamo vicinissimi, più di quanto pensa. Ciao ragazzi spagnoli. Iniziamo con 4 omicidi. Direi di sì. Ma quello cosa ha fatto? È svenuto? Come mai è morto da solo? Vabbè, sangue nero. Ciao zio. Ah, capitano Kenway. Sono forse la prima faccia amica che vedete da che avete gettato l'ancora. Ma chi sei? Havana è in coprifuoco a causa mia. Già. Torres penserà che qualcuno ce l'ha con lui. Non si inganna. Un oggetto raccapricciante. È quello che credo? Già, guarda. Con il sangue. Eccolo. Si vede attraverso i suoi occhi. Ma è vicino alla chiesa. Prendi, tienilo tu. Cosa fai? Oh, ma sei per scemo. Sicurezza. Ti aspetto al rifugio. Ma chi è questa? Buona fortuna. Poi scusami adesso, Edward. Abbiamo basato questo gioco sul trovare l'osservatorio. E nel momento in cui ce l'abbiamo, tu lo dai a un'altra persona? Allora, da come si arrampicava, molto probabilmente è un assassino, eh. Però è vestito da pirata, quindi per quanto mi riguarda sei un pirata. E posso dire, Edward, è stata una scelta di merda? Madonna, i trick. Oddio, ma questo si è teletrasportato? Ora. Lo tengo giusto in la mira. Ok, io penso sia inevitabile l'uccisione di tutti questi soldati, dato che tutta una zona vietata. Appena mi vedono mi attaccano. Io direi che non c'è nessun tipo di problematica. Ah, scemo. Oh, zio. Se uccido le persone a guardia di questo posto, posso entrare indisturbato, no? Orco, non state là, mi raccomando. Non rompete i coglioni. Che non è successo nulla. Allora, questo è un prete. Hanno detto che è vicino alla chiesa. Noi siamo vicino alla chiesa, però. Ragazzi, buonasera. Porco can... Non sta preoccuparti, vecchio. Easy. È il tiburon. Solita missione di pedinamento. Però perché dobbiamo entrare lì? Già hanno inviato la maggioria della flota. Stai questionando una ordine diretta, soldato? Soldato. No, signor, però è che... Merda. Lì hanno... Adesso vedono i cadaveri, sicuro. Vabbè, ci sta. Ok, andate avanti, bravi. Sì, però, madonna, non fermatevi ogni 2 secondi, vi prego. Che sono in allerta perché ho ucciso le guardie. Giustamente. Ok, se ne sbattono, se ne sbattono. Bellissimo. Ma questo... No, vabbè, non ho parole. Ma sei idiota, ma cosa vieni qua a fare? Assassinus. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ovviamente voi ragazzi leggete i commenti. Cosa sto dicendo? I sottotitoli?
Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. Oddio, Larsa... Si stanno puntando le pistole? Come mai? Dios, ora che? Cosa fanno? Porco! Sei un animale. Gracias, señor. Esos prisioneros. Oh mio Dio. Bien, continuemos. Vosotros. Continuemos. Y esta vez no vayáis a meter la pata. Madonna, che casino è successo, raga? Siete incazzati tutti? Ah, non entrare in conflitto. Vabbè, ci proveremo, ma allora, potremmo andare di qua o andare di là. Voi che dite? Oh. Guarda che ci stanno ancora cercando ed è proprio una rottura di coglioni, eh. Io direi di andare verso di qua. Merda. Vabbè, ragazzi, il nostro non entrare in conflitto se l'è andato a fare in culo, quindi è inutile. Da così mi vedono, secondo voi? Scemi. Scemi. Ok. Ok, beh, stiamo facendo tutto perfettamente. Ora vediamo anche di ucciderlo al volo, così godiamo di brutto. No, 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 no. Sono Torres. Godo. Abbiamo fatto tutto bene, ma non del tutto. No, non ci credo. Porco. Di nuovo, eh? No, abbiamo fatto tutto al meglio. Potevamo... vabbè. Usa le guardie come scudo bravo. Umano. Cosa vuol dire? Chi è che ci spara? Cioè... mi piacciono le pistole. Però se nessuno... vabbè, bravo, spara adesso, mi raccomando, quando non ci sono più guardie, eh. Bravo, così si fa. Ma posso sparargli? Nessuno è invulnerabile ai proiettili. Ah, stupido. Ah, c'è un botto di vita. Io spero che arrivino altre guardie per fare l'obiettivo secondario, ma non credo, non credo, sapete. Ah, ricarichi? Ah, è stato così facile ucciderlo? Ah. Ti va di parlarmi, amico? Vorrei davvero sentire cosa hai da dirmi. Ah, ho capito. Tu mi hai umiliato. E io ho imparato la lezione. Sono diventato un uomo migliore. Voglio che tu muoia sapendo che hai fatto di una canaglia un vero soldato. Ah. Lasci questa vita per la pace eterna, tra i defunti. Ok. E il tiburon. Ciao, eh. Fuggi dalla zona. Ok. Uccidiamo tutti prima però, ragazzi, eh. Oh, venivo alla vista! Ciao. Ciao di nuovo. Al volo. Dobbiamo nasconderci appena troviamo del fieno, comunque un riparo, andiamo. Eccolo. Ora aspettiamo che passi tutto. Non so quanto ci vorrà, eh. No, non ci credo. Chi è che mi ha cioccato? Ma chi, dai? Come hanno fatto a vedermi? Sì, vabbè, dai. Dai, com'è possibile che non sa... Dai, vai a fare in culo, brutto rincoglionito di merda. Veramente faccio prima a uccidergli, eh.
tienes escapatoria! Oh, madonna, ha rotto il cazzo questi cecchini, cioè. Vabbè, è sparito, raga, cioè, non ho parole. Però rimane il fatto che Torres non era Torres. Quindi dobbiamo ancora cercarlo, trovarlo e ucciderlo. Uff. Pare che Torres non sia più in città. Chi inseguivi? Sulla fiala c'era scritto Torres, ma era il sangue del suo vice. Dov'è andato? È partito stamane. È diretto a ovest. L'osservatorio. Lo seguiamo? Informa Atabai. L'abbiamo messo in trappola. Bravo, Edward. Perché Torres cerca tanto l'osservatorio quando il tesoro è già in mano tua? Torres non sa che ce l'ho. E allora perché glielo porti? Rischi la cattura. Perché deve sapere che è in mano mia, prima di morire. Giusto? Giusto per tirarcela un pochino. Mi raccomando, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivate la campanella così non perdete più nessun video, niente di niente. Perché YouTube così vi manda le notifiche per le live, per i video, per i short, per qualsiasi cosa. Noi ci vediamo domani con l'ultimo episodio. E se così non fosse, ci vediamo con un altro episodio e poi sabato con l'episodio finale. Bella, raga.